Una giornata storica per l'Associazione Culturale Clemente Riva, che organizza la 30ª edizione della Festa del Libro e della Lettura di Ostia proprio nel giorno del 100° anniversario della nascita di Monsignor Riva. Nei giardini all'aperto della parrocchia di Santa Monica, da sempre cuore della festa, sono stati come di consueto esposti libri da poter prendere lasciando un'offerta. La cosiddetta vasca ha poi ospitato spazi artistici con quadri e sculture con a tema la pace. Inoltre sono stati allestiti due pannelli fotografici dedicati a Monsignor Riva, con scatti di alcuni suoi momenti passati ad Ostia e dell'intitolazione a suo nome del Parco della Pineta delle Acque Rosse. Ci sono state circa 40 presentazioni di libri ed anche la premiazione del concorso fotografico ideato da Pino Rampolla ed intitolato Gli Animali. Un centinaio di lavori pervenuti e vincitrice risultata Carla Dell'Aversano. Io è la foto vincitrice, ne mandai tre, però questa è quella che è piaciuta di più. Dove l'hai trovato? Io dal balcone di casa, può sembrare strano, però le foto mie più belle le faccio proprio dalla casa, dal balcone. Scelgo più o meno un orario particolare, poi i gabbiani e i piccioni arrivano verso nel pomeriggio, forse per fame. E quel giorno, come avevo detto prima, stavano beccando una bustina di patatine mezza rotta. Quindi tra piccioni e gabbiani è venuta proprio una notte. Arriva lui, questo gabbiano reale, impicchiata, visto che a un certo punto non c'era proprio nulla da fare, li ha guardati quasi snobbati ed è partito. Quindi a me è piaciuto questo perché un attimo mi piace, cioè faccio le foto proprio per l'emozione che provo io. È andata molto bene, il bilancio è molto positivo, al di là delle aspettative, tanti autori, tanti artisti che sono venuti qui per presentare le loro opere, ma soprattutto per dare una testimonianza umana del loro impegno, della loro voglia di partecipare alla costruzione della società. Speriamo di organizzare la 31ª edizione a fine settembre, quest'estate, come questa è stata, diciamo, in qualche modo una specie di proemio, di preludio all'estate 2022, la prossima dovrebbe essere un saluto all'estate, però nel segno sempre della cultura e dell'accoglienza. Per la festa quindi edizione numero 30 e che, per come è andata, merita anche la lode. Da Ostia per Canale 10, Alberto Dabbin.